Ciao dalla Calagione Rossa, secondo video di giornata perché, bello, il primo è stato molto divertente farlo, il video di poc'anzi, sono abbastanza ancora nervoso, il discorso Ceraulo veramente mi ha mandato in bestia, se vi interessa sapere di cosa sto parlando seguite il video precedente, chiusa parentesi. Questo video attuale invece, per quanto riguarda il calciomercato, volevo farlo già tra ieri e l'altro ieri, ma le conferme ancora non c'erano da parte di questi due giocatori di cui ora vi parlerò. E niente, ma innanzitutto vi chiedo like, condivisione, campanella, commentate e iscrivetevi. Mi raccomando, perché a fine agosto voglio arrivare a 100 iscritti, eh? Mi fareste un piacere se lo faceste. Allora, il primo in ordine d'arrivo è stato Matteo Stoppa. Leggo insieme a voi. E l'abbiamo preso dalla Sampdoria, lo teniamo in prestito per un anno. È una punta centrale, ma l'occorrenza so che può fare anche da punta esterna nel lato destro. Anche se Oliveri, non so se siete d'accordo con me, ha fatto molto bene la prima. Poi, insomma, sappiamo che il calendario è quello che è ostico. La prossima siamo contro la Ternana a Lecce e il 30 agosto contro lo Spezia. Quindi non c'è neanche un attimo di riposo, come per dire, una pochino più abbordabile. Al di là di questo vanno affrontate tutte. Dicevo, punta esterna, fa parte della nazionale under 19, 1,74 m, 22 anni, giovane, e quindi penso che possa fare l'occorrenza nostra. Speriamo per il meglio per Matteo Stoppa, facciamo un bel augurio. Allora, l'altro invece, ve ne avevo parlato anche l'altro giorno. Allora, lo cerco insieme a voi, eccolo qua, è Luca Kranić. Allora, se avete notato comunque anche nelle partite contro... Non solo Latina, vabbè, ovviamente la prima di campionato contro la Cremonese e anche contro Udine, contro l'Udinese, eravamo comunque a secco i difensori, 4 numerati, 4 contati. È arrivata la notifica. E invece ora è arrivato Luca Kranić dalla Hannover 96, e Serie B tedesca. A me fa veramente piacere questo ragazzo. E 1,88 m per 80 kg dovrebbe ricoprire la parte destra. Ora non so se Vivarini, vedo che sta attuando il discorso del modulo a 4, difesa a 4, quindi non so se lo metterà centrale oppure nel 3-5 dove lo metterà esterno destro, nel braccetto di destra. Ha detto infatti in conferenza stampa che non si è sentita infatti di mettere subito Dimo Krastev, magari per inesperienza non voleva metterlo subito nel calderone. Infatti anch'io nel video avevo detto che volevo vederlo, ma il mister sa cosa fare. E lui ha già giocato non in Serie A, ma con noi, qui nel nostro campionato in Italia, perché ha fatto militato nel Genoa, Cesena, Cagliari, Sampdoria, Frosinone, e poi appunto è andato nel Fortuna e nella Hannover 96. Vediamo con noi cosa potrebbe fare. Credo che sia un classe, lo vedo insieme a voi, perché credo che abbia 28 anni, se non dico male. Vediamo un po', 28 anni, è un classe 94, l'età, per me, sono quelle più mature, no? Te non devi andare via. 28 anni è la migliore età che si possa avere, insomma dai 26 ai 29 è tutto fuori discussione. Sloveno. E parla anche bene italiano, quindi comunque può capire già subito gli schemi o quello che è l'idea di gioco di Vivarini. E niente ragazzi, per ora è tutto, vi lascio con questi due colpi e dovremmo aver finito. Fatemi sapere anche voi la vostra, se vorreste qualcun altro oppure secondo voi va bene così. Allora, like, condivisione, commento, campanella, iscrizione. E non mi ricordo più. Ciao!